Ben ritrovati, oggi in puntata speciale con uno special guest, due come noi, con una delle leggende del nostro basket, Frillo Panama. Ciao Frillo. Ciao ragazzi. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. È sempre un piacere condividere con te mezz'oretta parlando di... ma non parliamo né di arte né di politica, te lo dico subito. Filippo, è un piacere avere Filippo. Buonasera. Ciao, bello. Ma senti Frillo, subito sul tappeto, tu hai fatto capitano, tu hai giocato a basket quanti anni? Parecchi. Si può dire più di 30 anni, vero? Sì, tra vecchi, 30 anni, dai. Tra ex giocatori. Due ginocchia legate al basket. Una anca sicura, una ginocchia l'ho salvato. Sono tanti 30 però, eh? Vabbè, tuttora chiaramente segue le partite, insomma la passione non finisce mai. Frillo, tu che hai fatto di tutto nel mondo del basket, insomma, di fatto però eri un playmaker, no? A cui piaceva anche tirare dalla resta tiro, avevi una grande mano, era un giocatore con la mano educatissima. Hai fatto un capitano, no? Giudicami quello che capita. Oggi si parla solamente del caso Icardi, che bocca di tutti. Quando un giocatore viene degradato, no? Per me non può essere solamente la moglie, seppur, virgolette, magari invadente, per non usare un termine offensivo, che determina una decisione così grave, cioè vuol dire ti togli i gradi, cioè togliere i gradi vuol dire che io rubo i spalatoi ai miei compagni, estremismo, sì, qual è la tua idea al riguardo? Oddio, parliamo di due mondi ovviamente. Però è sempre quello, però il concetto è sempre quello, tu sei il capitano di un gruppo di ragazzi. E lì o il gruppo ti delegittima, ti molla, e quello è brutto e grave, oppure c'è la società sopra che decide, di capire. Pare che Brozovic abbia messo un like, cioè, lì brutta, no? Quando è uscito il tweet. Ma per te cosa c'è sotto? Ti sei fatto l'idea? Io poi insomma parliamo di un giocatore che player, un'industria, insomma, sì, non è uno dei tanti. Però Filippo, tu arrivi al campo, tu sei Maurizio Icardi, hai fatto 29 gol lo scorso anno, sei 7 partite che non segni, magari ti rompono un po' le scatole, stai discutendo un rinnovo sui 7-8 milioni di euro all'anno, arrivi al campo da piano, allenamento, sei pronto per partire per Vienna dove gioca l'Inter con Rapid, ti chiama Marotta, Ausilio e Spai Benca e ti dicono, senti, hai rotto le palle, non sei più il nostro capitano, lui prende va a casa. Cosa ne pensi? L'avrei fatto la stessa cosa. Sì? Sì, vado a casa. Ma oggi la Gazza, che stranamente leggo da 500 anni, diceva, perché poi con due ospiti come voi devo essere all'altezza, che era qualche zolo che mangiava da solo, cioè i compagni l'hanno mollato anche. Ma se ti mollano i compagni è un dramma, secondo me. È un dramma, cioè hai anche... cioè è andato a casa, forse la leggo anche per aver paura di incontrare i compagni anche, no? Quindi prendi e sparisci nel nulla. Ma come la leggi tu questa cosa, Pippo? La leggi che il gruppo ti ha abbandonato, perché non è neanche un discorso di denaro, secondo me, ok? In questo caso il denaro va oltre. Non c'è il denaro, c'è che tu come persona vieni abbandonata. Tu, la squadra abbandona la persona, Icardi, no? Mi viene da pensare. Perché un capitano in Serie A o in promozione, è il mio capitano. Tu ti butti nel fuoco per lui. Ti butti nel fuoco e quello che dice lui non lo condividi talvolta, ma lo rispetti. Questo vuol dire essere capitano, secondo me. Avere anche faccia a faccia col capitano tante volte davanti a una birra. Però linearti. Non sono d'accordo con te, ma io faccio quello che vuoi tu. Forse però lui credo che probabilmente dovrebbe fare qualche passettino indietro. Ma soprattutto ricomponibile qualcosa per te. Lì bisogna vedere il gruppo cosa. È che devi ricomporre 7 milioni di euro poi. Sì, ma ci sono anche tante persone, tante testoline lì, no? Che non è con un big. Va tutto a posto. Anche se andiamo a leggere il comunicato della società, è una riga. Due righe, è vero, è vero. Di una freddezza incredibile. L'hanno chiamato e ha scritto due. E poi si è scattato il fine del mondo. Però, e poi da lì, ovvio che. Beh, un assist clamoroso. Per i social, il mondo comunicativo di oggi. Chi è esploso. È esploso. Vedremo. Certo che sono cose che da un punto di vista dispiacciono, no? Perché quando capitano queste cose. Non è bello. Sì. Che perché va al di là dei soldi, no? Perché poi dopo vuol dire. Perché alla fine è un gioco, è uno sport, ovvio gli girano un sacco di soldi, però è un gioco. Tu spiega agli amici ai bimbi a casa, Frillo, cosa vuol dire uno spogliatoio, la legge dello spogliatoio. Cosa vuol dire? Lo spogliatoio è sacro. Quello che c'è lì dentro deve rimanere lì dentro,
e non, sì, cose che poi escono come varie dichiarazioni in questo caso sono belle. Questo, quando si, cioè, si comincia a dire ma Perisic vuole andare via, lì si viola, no? Eh sì, non puoi dire certe cose. E da qualche parte esce. E tu hai sempre rispettato la legge dello spogliatoio o ti è capitato quando dietro ogni tanto di violarla anche te? Tu sei sempre stato fedele? Sì, allora, tu parli dell'esperienza da capitano. Da capitano e anche da... No, assolutamente. Sono sempre stato... Nella tua carriera chi è il più grande capitano che hai avuto, da cui hai preso esempio? Che ne ho avuti tanti. Per cui gioco 30 anni, questo c'è anche tu, Filippo, ovviamente. Ma io sono uno, Marella Pordenone è stato uno dei più presenti perché io ero anche giovane. Lui sì, oltre ad essere una gran persona, sì, è stato uno dei più... Ma tu andavi da lui, al di là dei motivi, non so, l'allenatore ti toglieva perché avevi fatto male il pick and roll, no? E quindi è ovvio che quando si gioca si pensa che le cose più gravi siano quelle, sono problemi più importanti. Ovvio, era un po' fumantino. Sì, eh? Caratterino, però insomma. Oh, ma parli con uno tranquillo. Però 30 secondi, poi mi sedevo in panchina. E passava tu. Passava tu. Sì, ma mi tolgo, io meno fumantino di loro due. Siamo tre ragazzini semplici. Filippo, la domanda stessa per te? Arrivo signore se ho un capitano che è Rodolfo Romanini alla birra. Salutiamo Rudy, magari lo invitiamo anche lui un giorno qua. E lì è stato, non sapevo neanche cosa volesse dire essere capitano, però mi asfaltava. A distanza di anni dico che quegli anni lì della Virtus mi sono serviti come crescita personale, ma non neanche come cestista, come uomo. Certo. E poi per tutto il resto della mia carriera ho avuto un solo capitano che è Giovanni Adami, che ha preso subito i gradi a Cividale, ha preso da giovanissimo, poi a Fagagna e con lui, devo dire la verità, è stato un crescere assieme e tornare a quello che dico prima, a quello che dicevo prima, che certe volte io con John non ero allineato, però rispettavo sempre le sue scelte, le sue dichiarazioni con giornali, con società, con presidenti e quindi lui per me è il capitano, lo chiamo ancora capitano io, no? Quando ci sentiamo o ci vediamo capitano. Ma lui. E tu hai fatto mai capitano? No. Intanto mi sto scusando con Tony Cimeoli, no, con il quale devo registrare domani il club. Gli avevo scritto giovedì, mi ha scritto corro, arrivo, gli ho detto no, Tony, fermo. Quindi ti ho perso un po'. È chiaro che ti ho fatto un assist troppo facile, giovane Dami. Giovanni magari non giocava mai. Ho giocato con lui solamente 10 anni. Giovanni non giocava mai, o giocava 40, per lui era la stessa cosa. Cioè, sì, per lui era il culto della squadra. E la cosa, un'altra cosa fantastica di Giovanni Adami è che lui, per proteggere il gruppo, era sempre col petto davanti a tutti, davanti alla società, nei momenti difficili, davanti a giornali, a situazioni. Lui ha sempre difeso il gruppo, poi chiaramente, come dici tu, il gruppo andava in spogliatoio e lì ci si lavava tutti i panni sporchi, no? Chiaramente. Però lui è sempre... Ti è mai capitato di offrire in spogliatoio di metterti le mani addosso a qualcuno? Tanto non ci ascolta nessuno, solo qualche migliaio. Quanti ne abbiamo? Qualche migliaio, al di là dei 100, 200, 200? Che guardano. Poi però Francesco mi racconta. A me non è mai successo, io ero un fumantino come te, non è mai successo. No, però insomma, non è una cosa così... No, è capitato. No. No, devo dire, nella mia esperienza no. Neanche te, Filippo, no? Tu non sei un po' un manesco. No, però ho visto un paio di situazioni interessanti e... si può dire qualche volta mi sono cagato, qualche certo. Volta, talvolta ero curioso. Allora raccontiamo chi è Frillo Panama, no? Perché mio figlio che ha 15 anni vive di basket, ti ha sentito nominare ma non sa chi sei. Raccontaci Frillo, come nasci, come si sviluppa la tua carriera, le tappe più importanti. Un po' tu... Ma io so benissimo, ma vuoi dirti però giusto che... Ho iniziato, come credo molti all'epoca, alla leva della Virtus. Con tuo papà che era... Certo. Scusa, mi fa impazzire il termine leva. Non c'è più, però. Ma perché esiste più? Tu cos'era la leva? Raccontatemi cos'era la leva, che io non l'ho sentito. Era un reclutamento di ragazzi, no? Poi fino arrivava da Virgo del Sole. Ma scusa, ma facevo un reclutamento a scuola?
a scuola, okay. Veniva Grignaschi a scuola da noi. Grandissimo, okay. Grizzly. Il professor Grignaschi. Ma scusa, adesso la leva è mini basket? Ma no, adesso c'è adesso troppo, è cambiato tutto. Tutto, c'è troppa concorrenza adesso. Una volta c'era, giocavi a basket o giocavi a calcio? A calcio, sì sì. Quella ma io giocavo a calcio, a basket. Un po' tutti, no? Quegli anni giocavano tutti a calcio a basket. Poi uno sceglieva dove era più bravo, o dove magari c'era più alto o più basso, di inizio sbaglio a frillo. O se la mamma voleva mandarlo al caldo o al freddo, e sempre al caldo. Io ricordo 110 bambini a Marangoni. Incredibile. Una mamma cosa. E c'era Virtus, la Libertas Lavoratore, a Snaidero. No, la Snaidero l'anno mio non l'ha fatto fino al 63, che c'era Comuzzi. Grande leva anche quella. Sì. Al 64 la Snyder aveva smesso. Cioè tu facevi un grandissimo reclutamento ed era chiamata leva e da lì cominciava il tuo quartiere. Ti scremavano poi. Ti scremavano. E tu fai quella sottogruppo 64, no? Cominci lì con la Iniziamo lì con tuo fratello, tra l'altro. Era una bella squadra. Sì, una bella squadra. Bella annata quindi. Insomma, importante direi. Fammi un po' di nomi. Paolo bravo. E un po' di Robidose. Eccezionale. Sì, sì. Fabio Vida c'era? Fabio Vida c'era. Allenatore? Allenatore all'inizio era Mario Bonfada. Salutiamo se ci sta guardando. Esatto, un grande Mario. Poi Ale Fantini ovviamente. È stato un po', no? Okay. Ale Fantini che col 63 ha fatto più di una finale nazionale, esatto. Anche col gruppo di Galluzzo. Che poi ogni Pascal, due anni... No? Il grande Massa Galluzzo. No, fratello. Ah, il fratello, giusto. Era una roba... Sì. Fortissimo. 13-14 anni era fortissimo. Era incontenibile. Mm-hmm. E poi Frillo come si sviluppa? Poi chiaramente tu entri nel giro della prima squadra. Poi io facevo due anni nella prima squadra, però un anno giocando in C2 con la vecchia TF Leasing. Grandissimo. Professor Persacco? No, con Marietto Coronello. Con Mario Coronello, che salutiamo anche Mario, che è sempre a Carnera. E da lì... Facciamo i complimenti anche di grande tuo avvenimento. Bravo Mario, complimenti. E da lì facevamo l'allenamento con la prima squadra e poi giocavamo la C2. È l'anno che poi la Gedeco salì in A2, con Praia. Tu facevi parte di quel gruppo? Io mi allenavo con loro, però purtroppo perché all'epoca passato l'anno giù... C'era Bettarino Scagnomiglio? Piero Cudia. C'era Pierino. Piero. Che era con me prima, l'anno prima con il junior. E poi Frillo ti comincia a girare, no? Un po'. Comincia a girare, sì. Ho avuto un paio di una vicissitudine molto. Che l'anno dopo il buon Nino Cescutti mi aveva venduto all'altra squadra di Reggio Calabria. Capo. Professor Malara. Professor Malara, al capo, Reggio Calabria, al capo. E io dissi, guarda. Anche no. Perché sapevo di squadre di B, c'era. Monza, ricordo all'epoca, perché c'era la B unica. Cazzo. E ho detto, scusa, posso andare là? Provo andare là. No, l'abbiamo già fatto. Perché erano amici. Però io ho smesso di giocare per fino a gennaio. Ah sì, non hai giocato? Sì, non ho giocato. Hai fatto... Sei veramente fumantino. Sulla Ventino sei andato. Sì. E quindi cosa è successo? E poi è successo che Sambin, che allenava Oderzo... Giusto, è vero, hai fatto... Mi ha chiamato, sono andato lì a gennaio. E lì non ti ha fatto andare in quel caso? Da lì mi ha fatto andare. Ma scusa, avevi magari Titi Nobile con te? Avevo Titi. Grandissimo! Titi Nobile affezionato! Titi, il nostro grande fornitore di formaggio, nonché grande cliente del pub. Grande Titi, grande pivot prima. Un grande giocatore, ha avuto un problema, che ha affidato i figli a Mario Bortoluzzi. Questo è il grande. Questo è un grande problema. Titi tutto bene. Titi bene, ma a parte, ecco. E quindi? E da lì è iniziato Oderzo, tre anni, abbiamo fatto una promozione, poi è arrivato Giulio, grande Giulio. Vero. Quanti anni sei stato Oderzo? Tre, due anni e mezzo. Bello, quindi sei stato bene. Sì, mi ricordo benissimo. E da lì sei partito dopo? E da lì. Più lontano. Pordenone, due anni. Poi Oderzo Pordenone? Sì. Sambin che mi ha portato a Pordenone. Ah, quindi mi sei andato dietro, insomma. Sì. Eri diventato un suo uomo, tra virgolette. Sì, perché lui è andato via l'anno che mi ha fatto la B2 Oderzo, è arrivato Giulio. Sì. E poi l'anno dopo... Grandissimo Giulio, sempre un ricordo. Sempre un ricordo, sì. E da lì dopo sei andato... Quando sei finito in Lombardia? In Lombardia sono finito nel 91. Dopo Pordenone? Pordenone Pescara. Poi ho fatto Aosta un anno. Che Aosta, mi ricordo che veniva in più, no, in più. Non dovevo venire qua. Ricordo Aosta, è vero, in mezzo alla neve, mi raccontavi che c'era la neve. Bellissimo. Nel nostro immaginario popolare sembra mezzo a monti, non so com'è Aosta, non sono mai stato. È carina, piccolina,
però c'è questo spettacolo. Si è trovato bene? Sì. Peccato non c'è tradizione cestistica, però non era... Sì, loro erano... Era B1? Però, era B2. B2. Con voglia di salire da... All'epoca già 2-3 anni facevano squadre. Per un motivo o per l'altro non siamo mai riusciti. L'anno che ho fatto io poi... Siamo arrivati un attimino prima, ma non c'è. Ricordiamo che Aosta è anche la città natale di Pessina, per fare un esempio di un grande giocatore che oggi fa l'apprezzatissimo telecronista NBA Sky. Su Sky. E poi vai a Montichiari. Poi vado a Montichiari con Eugenio. E parlaci di Eugenio, perché adesso Eugenio è il guru a Trieste, no? Una sorta di Ferguson. Una sorta di Ferguson. Lo senti mai? Lo vai mai trovare? Ma ci siamo visti l'anno scorso al derby. Non ero felicissimo. Immagino. Ma come era il tuo rapporto con un grande allenatore come lui, perché alla fine ha fatto tutta l'altra fila, adesso in A1 sta facendo benissimo. Che rapporto c'era tra allenatore, quindi Eugenio, e il playmaker? Cioè che eri tu e Sommese, giusto, playmaker? Sì, l'anno prima c'ero io. Ma che rapporto c'era? Lui ti dava le chiavi della squadra, sì, oppure sì, le teneva tutte lui? Ma no, c'era un bel feeling tra di noi, devo dire. Che lui era molto che si abitava parecchio al playmaker. Ma ti chiamava lui i giochi, faccio un esempio, no? Alle volte sì, alle volte magari... Oppure tu lo cercavi con gli occhi e ti diceva lui che gioco chiamare, ok. Ma ti lasciava anche libertà. A parte che non avevamo tre giochi, non è che non avessimo... Era più semplice la parte. Sì, era molto più semplice. Poi lui l'ha impostato, quell'anno lì eravamo molto difesa e contropiede, infatti eravamo... velocissimi, una squadra. Ma c'era anche Hermes, mi sembra che un anno abbia fatto anche Hermes. Sì, però la Montichiari. No, la Montichiari Montichiari, no. L'anno che gli anni che ho fatto io, no. A qual è il posto migliore dove sei stato? Guardate indietro, a parte Udine ovviamente. Montichiari. Sì. C'era Pala Giorgio già o no? No, era in costruzione, l'anno che siamo andati su. Ci giocava la pallavolo perché la pallavolo all'epoca era una squadra importante. Ah, ok. Che vinse anche una coppa europea. Lì eri veramente in centro, andavi ovunque. Beh, lì sei a 10 minuti da Brescia. Brescia, non male, no? Quanti anni hai fatto? 3? 2. Io ricordo che in una televisione, non lo so che televisione, Telepadova. Il martedì io con Gerardo Bonetto. Grandissimo. Io mi vedevo sempre Montichiari e c'era lui e Gigi Sommese, che ricordo, ma delle partite veramente veramente toste, e lì ho detto B1, giusto? Sì. E dicevi, cazzarola, guarda che allenato. Io giochicchiavo rispetto a te, giochicchiavo e dico, dura, anche fisicamente era dura. Sì, era dura, perché Eugenio era pretendeva tanto. Canestro ed eri lì, canestro, sì, ed eri lì, no? Non potevi mollare un attimo che... Ma Pippo, tu che sei stato insomma anche compagno di squadra di Frillo, no? No, non ho mai giocato. Non hai mai giocato io? No, perché eri di Martignacco, tu eri... Io me ne sono andato quando lui era andato a Fagagna. Sono arrivato a Fagagna e lui è andato via. Sì. No, errori però. Ora dimmi una cosa, Frillo parlava d'avversario, che giocatore era? Ah, beh, vinto solo una finale, tuffandosi su di me. Tuffandosi. Lui mette la gambetta, mi ha cercato, mi ha messo la gambetta, io ero fermo, lui si è incagliato, ha fatto canestro, ha fatto un tiro libero e noi abbiamo perso la finale. La finale noi Fagagna, sì, mi ha battuto. Devo dire la verità che quella finale lì è stata forse la nostra vittoria, cioè di Fagagna, perché l'anno dopo avete Memory e incazzati ma noi eravamo neanche incazzati, eravamo consapevoli che loro erano nettamente più forti, playoff, no? Di rincorsa. Più forti, loro erano più forti, ha vinto la squadra più forte, avete rischiato perché con Cittadella, mamma mia, no? E noi invece siamo arrivati in serie con Parpaiola. Col Parpa, questa sì, zona 3-2 dopo l'intervallo. E lì Hermes e Massimo Paniccia si erano un attimino un po' agitati, no? E quelli Frillo erano gli anni un po' bui della pallacanestro udinese, no? Sì, perché mancava il riferimento. E voi occupavate voi la scena, c'era questa rivalità Udine Fagagna, insomma anche c'è Cividale. Perché noi quell'anno lì poi giocavamo a Udine. Giocate a Udine, sì. 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 Avete venuto via da Martignacco, esatto. E giocate al Carnero o al Benedetti, non mi ricordo. Al Benedetti. Poi avete riempito per la questa. Sì, ma c'erano più di 2000 persone. Sì, al derby c'era
non entrare. Forse l'ho vista l'anno. Avete fatto qualche anno anche di, no, di rilancio della pallacanestro, poi chiaramente mancava il trail della prima squadra, forse era quello, forse. Sì, però, quello era proprio l'anno, credo, più basso del. Poi però voglio dire, avete tenuto in piedi la baracca, sì. Possiamo dire così. Sì. Dopodiché a Frilo che succede di te? Intanto questo... poi già lì avevo qualche annetto, insomma, sì. Non ero più giovincello. E da lì ho fatto Fagagna, no, prima San Daniele con Max Ventini. È vero, con Max, sì. Siamo arrivati secondi. La C2 o C1? La C2. Che mi sono fatto male al pollice, ho saltato 2 mesi lì, mi hanno perso. Mi ricordo, sì. Una bella squadra però. Sì, eh. Sì. E poi ho fatto... Sentiamo anche Gradisca. Gradisca, mezzo anno. Ah. E poi sono andato a Caorle, sempre C2, abbiamo vinto la C2 a Caorle. Ma hai giocato a Caorle? Fatti che grandi. E dopo ho smesso. A Caorle non ricordo, a Caorle. E ho fatto metà a Gradisca, parentesi un po' triste. Triste, no? Sì. Come umanamente molto triste, devo dire. Se ti chiedo che ti arenava, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Va bene, ok. Peccato che... Ha allenato anche me, ha allenato, no? Sì. E anche te ha allenato. Allora lasciamo perdere. Però vuol dire, mi sembra che Gradisca però sia uno dei grandi rimpianti della nostra regione, no? Perché sì, è una potenzialità, è vero, sì. Bel posto, bel posto, una tradizione, sì, un bel paese, palazzetto sempre pieno. È un peccato aver perso, sì, una piazza così, magari ci auguriamo che qualcuno, so che ci stanno provando, no? Sì. Ma tutto il Goriziano forse rappresenta in questo momento uno dei grandi, sì, no, rimpianti per tutti noi basketari regionali. Trieste spinge fortissimo con Eugenio, con Gianluca Mauro, a Udine noi facciamo il nostro, con Davide Micca, a Pordenone ci provano, manca, forse manca Gorizia, no Frillo? Sì. Perché all'epoca c'è stato una 2 con 4. Lì è stato con 4 squadre. Ma scusa, ma il tuo grande capitano chi era per te, il tuo grande capitano? Chi hai avuto come gran capitano? Che dici? Perché fai sempre le domande tu, no? Però una domandina a te. Ma un'altra anche da farti. Sì. Ma per me il capitano rimane Giovanni Adami, insomma, no? Sì. Però come. Ma quando giocavi, non so. Ma io non so che mi sono trovato benissimo io con Davide Turelli. A Pordenone. Ho fatto un anno a Pordenone. Sì, ho fatto un anno con lui, sono stato da Dio, lui era un capitano che sdrammatizzava sempre. Un gran personaggio, Che ci ha avuto Davide, se ci sta ascoltando, abbiamo fatto una grande amicizia. E dopo gli allenamenti mi portava sempre una birretta sulla strada di ritorno, purtroppo anche lì... Che era l'anno che forse un anno per dire? Era Frigora, noi ci chiamavamo Frigora, e c'era anche, forse il capitano era Beppi Basti, ma vado a memoria. Beppi Basti? E poi si era fatto male, c'era Diego Colombis, ma lì era Davide Turelli. C'era Grion. Forse il capitano era il giovane Grion. Era un giovane Grion con cui sono andato benissimo, lo saluto, si sta ascoltando. No, Alessandro. Dire... Alessandro Grion. Ale Grion, cosa ho detto? Giovanni. Scusa, ma volevo dire Giovanni Adami. Ale Grion, il saluto, si sta mix. Era un bravo giocatore, un bravo ragazzo. Però era giovane, per me il capitano della squadra era Turelli. Mi sono trovato benissimo, con lui, era uno che drammatizzava sempre. Uno che scivolava tutto addosso. Un super, anche se tirava sempre, non la passava mai. Voce vero passare, never. Però non ti arrabbiavi con lui, perché come era impossibile arrabbiarsi con lui, anche se non la passava. Difesa, never. Però, e tu? Come facevi a plasmare? Io sono mai arrivato, ero questo del gruppo fortissimo. Avevo fatto un anno bellissimo con Robby Ritosser, un altro personaggio stupendo. Robby ero a più con lui, primo anno. L'anno del professor Manga, no? Professor Manga, no? Sei vicino a uno che allena a San Antonio, un vice allenatore. E tu che ricordo hai dietro la piscina? Apriamo la parentesi, Frillo. Noi abbiamo utilizzato un paio di puntate fa, su YouTube si trova una vecchia foto vostra, tutti vestiti. Che picco mi ha mandato. Storica. Di cui abbiamo fatto un quesito gli amici a casa, non ci ha cagato nessuno, ma non è un problema. Chi è questo? Frillo. Un biondino vicino a Ettore Messina. Ma tu che ricordo hai di Ronnie Valante, James Percy Valardi, Ettore Messina, Caglieva, Fus. Che ricordo hai di quell'esperienza? C'era anche l'Aperti. C'era l'Aperti. Fossati. Che mi tirava con la maglietta, vai piano, non cobra. Che ricordo hai? Ma bello, bellissimo, perché praticamente era il mio primo anno con i grandi. Diciamo. Sì. E quindi è stata un'esperienza, ricordo Beppe Rondo, che era... Bellissimo Beppe Rondo, un mito. Un mito, veramente. Personaggi leggendari.
Ed è vero, Luciano. C'è Luciano. Luciano per tutti, Luciano Freschi, una leggenda. C'era già vecchio, era già vecchio quella volta. Che era vero, sacco così. Ascolta Frillo, ma si dice che Mangano fosse magari un po' particolare, no? Sì, chiaramente onore alla sua memoria, fosse un po' rompicoglioni, possiamo dire. Era uno cazzuto. Sì, parecchio. Però esigente, però era molto. Per dirti, anche noi giovani non siamo mai stati, eravamo proprio coinvolti, sì, inseriti nel tessuto. Sì. Ma che di solito il giovane è sempre un po' tagliato, l'altro non deve crescere, giusto? Però gioco. Devo dire che con loro, sì, col gruppo lì era. Ma ti chiedo, l'allenatore più, adesso passami il termine, un po', con più fantasia, no? Perché abbiamo parlato di Mangano, sempre sul pezzo, Dalmasson, Martina Zaccarano. Abbiamo di tanti sempre, ecco, sul pezzo. Sempre sul pezzo, ma uno che hai detto, questo ha fantasia, cioè fantasia nel senso basket, un po', no, Wanagan, la Romeo Sacchetti. Sì, avanti Savoia. Un genio, era abbastanza brava, cioè, lasciava un po' di briglie. Quindi, sì. Adesso mi sembra di no, hai tutto sommato. Sì, forse adesso magari... Adesso, se l'americano arriva in ritardo, si siede. Visto da lontano, mi sembra che ha dato un'impronta molto netta. Ma, però, ha ragione lui. Ma sì, ha ragione lui, però, ovvio, i ruoli c'erano, tu dovevi stare, però... In partita ti lasciava un po' di iniziativa, che non era molto schematico. Pensate che a scuola, ragazzi, era esigente, a me stanno gli allenatori, però no, mamma mia. La Bardini poi c'è, Mangano, Messina, ma anche Giulio è passato per di là. Tutti i maestri. Era Celada che era... C'era Celada che c'era, raccoglieva tutti, no? Sono partite da Bardini. Col De Bella Pilutti, anche Barbara. Parliamo adesso, poi mi dimenticherò qualcuno, ma sicuramente Claudio... piuttosto che lo stesso Eugenio, insomma, sono passati tantissimi. La scuola di allenatore Mangano, clamorosa scuola di basket a livello di coach, che oggi forse manca un po'. Secondo te cosa che manca rispetto ai tuoi tempi oggi nel basket moderno nei giovani? Cioè, al di là dell'NBA che vediamo tutti i giorni, non la vediamo al cinema San Giorgio forse, ma che adesso invece la vedi tutti i giorni magari ti dà anche più stimoli. Si appassiona cosa... NBA anche dall'NBA. Un po' mi piace. Sì. Ma mi piacciono solo i playoff. Ma devo dirti che, sì, ma devo dirti che adesso che mio figlio me la fa vedere... Sono così. Insomma, spingono. Cosa manca? Secondo me manca il campetto. Questa è la gran risposta. Manca il campetto. Perché all'epoca io credo di aver imparato tantissimo dal tuo... Dove andavi? Qual è il campetto? All'epoca c'era ferroviario, no, andavamo... Beh, anche da terzo villaggio c'era il campetto, sì, però, Sì, però ferroviario... E Sacro Cuore sono stati quei... Ferroviario per giocare dovevi mettere in coda. Sì. Dovevi arrivare, dovevi fare i tiri liberi. Tu andavi? Io ero un giovanotto, mettevo in coda. Come no? Ma veramente in coda ti mettevi? Strano, perché non ti metti in coda? No, la destra. Ero bambino. No, la destra. Però giocavo. No, se giocavi poi ti portavano, Era bello il ferroviario, che roba. Anche il Sacro Cuore, vero? Facevamo notte lì. Notte. È bello che sì, vuol dire... Ci vedeva a livelli Freddy Virgil, era forse il re del campetto, ma tu arrivavi, c'era sempre Freddy, sempre. Salutiamo anche Freddy, anzi sarebbe bello. Con Papagallo magari. Infatti ero spesso con Freddy perché dall'altra parte c'erano i Bardini. Bardini, Cecere, Bianchini. E Compa mi pare anche. Sì. Non era facile, eh? Non era facile. Ma loro giocavano sempre però. Loro arrivavano... Occupavano il campetto. Sì. Però sai cos'era bello? Che muletti come me, nella generazione dietro, andavano a vedere, capisci? Io mi mettevo e guardavo e imparavi. Forse manca questa ragione. Sì. E poi un altro gran campetto a grado d'estate. Calcio Balilla. Casa Balilla. È vero, bello. C'era tutta Gorizia, Surigoi, Moreno, Davide, Valentin, Singer. Tutti là, Tutti là. Tutti là. Ragazzi, ascoltate. Adesso sono tutti al mare. Boh, adesso se ne erano anche di più di come ti allenavi tu. Sì, sì, questo è vero. No, noi ce ne eravamo di meno, cioè, questi se ne erano di mio figlio, fa anche due allenamenti al giorno ogni tanto. Io alla sua età avrei fatto un bel, no? Invece, poi non so se ne erano meglio o peggio, per me è peggio. Ma noi da giovani in tre ne facevamo. Tre, ecco, adesso tutti ne fanno cinque. Boh, però avevi, secondo me c'era più qualità a quel tempo, Secondo me, come parlavamo prima, di allenatori che poi hanno fatto una super carriera anche in Serie A. Ma c'era tanta selezione. C'era tanta selezione, come il discorso della leva, no? Adesso passami il termine, diventare allenatore di pallacanestro non è difficilissimo, no?
cioè un po' di passione, un po' di tempo, arrivi tra virgolette, cioè anch'io l'ho fatto, quindi vedi tu, e mi davi anche una mano. Abbiamo fatto, lui era il mio dirigente, l'anno della PU. Eccezionale. Eh sì, ma lui neanche si ricorda. Ma ragazzi, che bello, è vero, eccezionale. Sì. Frillo, tu che segui sempre ovviamente il tuo gioco, cosa ne pensi della pallacanestro moderna? Ti piace? Ma che termine? Perché Filippo mi ha cazziato perché ho parlato di pallacanestro moderna. Tu che sei un romantico come noi, cresciuto come dicevi adesso in campetto, girando l'Italia, prendendo la tua valigetta via, no? Alla ricerca della tua dimensione, di divertirti, guadagnando i soldini, no, il tuo sogno, no? Poi torni a casa, adesso la guardi. Ti piace? Devo essere sincero, non tantissimo, però come tutti gli sport hanno avuto un'evoluzione, diciamo che tanto adesso il fisico... E tu non eri un muscoloso? No, non muscoloso. Schiacciavi neanche domani? Ero veloce, ma non ero un gigante sicuramente, però insomma, diciamo che adesso probabilmente, prima forse c'era più tecnica, più passione, secondo me, anche da parte di... Insomma, meno alternative, forse. Probabilmente, sì. E cosa ne pensi del fatto che abbiamo buttato dentro il mischia Martello, che è un altro di quelli che viene in campetto? Beh, Martello, io ricordo che lui era Dejo, forse. Hanno buttato il mischia. No, abbiamo buttato il mischia. Abbiamo. Facciamo finta, dai. Ma adesso mi sto parlando del basket moderno. No. Adesso lui ha una settimana... L'intervista che ho sentito sul sito della PU, mi piace sentire l'intervista del presidente dopo partita, del presidente, dell'allenatore e di Davide Mikalic che fa il GM, il fa tutto, no? L'ultima segue, ma era tutto perfetto, preciso, perché quando vinci non viene neanche deformato. E dice, sì, perché adesso con la pallacanestro moderna. E io dalla sedia ho avuto, stavo cadendo, anche lui ormai si è convertito a frasi fatte, adesso. No, cerco di stare attentissimo. Però cosa vuol dire? Adesso tu mi traduci, cosa vuol dire? La pallacanestro del tiro da tre punti, tirano tutti e tre punti. Ok. Tutti e tre punti, tutti. E sono dei grandi break. Una volta, dimmi se sbaglio Frillo, quando arrivavi all'ultimo quarto con 10 punti di vantaggio, non perdevi mai. 90% vincevi. Adesso 10 punti in un minuto non recuperi. Ah, recuperi, certo. Tre tiri. Sotto questo aspetto dico pallacanestro moderno. Ma ti piace? Mi piace, bisogna sentire. Io rimpiango l'uno più uno. Che per me o due su tre è eccezionale. No, due su tre è troppo lento. No, due su tre. L'uno più uno era bello. Oh, l'uno più uno. Lì ti dava veramente. Uno più uno sì. Oppure rinuncio. Dai, per me era eccezionale. Rinuncio no, però. Perché dopo si litigava. Ragazzi, rinuncia no, però. No, non tornerei. Uno più uno tornerei. Però. Ascolta, siamo in chiusura, compagno di una vita. Boh, Paolo Grabelli, Grabo. Salutiamo Grabo, lo vogliamo ospite anche lui qua. No? Grabo, sì, siamo cresciuti da 8 anni. Dalla leva, come la prima. Dalla leva, sì. Poi ci siamo incrociati spesso sui campi di B, quando lui era a Cagliari, in Campobasso anche, sì. Fatto. E poi ci siamo ritrovati qua da adulti e lì è stata una bella pagina perché abbiamo fatto 6 scudetti master. Mamma mia, e lì faccio complimenti. Magari che cosa trovi via su YouTube, e lì è stata immagini, buttiamole su perché merita. Lì abbiamo fatto, diciamo, anche il mondiale avete fatto. Abbiamo fatto il mondiale, siamo arrivati, abbiamo fatto una finale mondiale in Nuova Zelanda. Emozioni di che tipo? Uguali, diverse? Perché poi si vive l'emozione, no? Sì, quando viene a fare il basket in mano. Tanta fatica, ricordo che ero male dappertutto. Però mai mollare, mai mollare. Infatti perdevamo uno ogni partita. Ah sì? Selezione naturale. Coerenza alla fine. Alla fine arrivavo proprio con... E c'è un canestro della tua vita che ricordi? Penso che ha fatto l'ultimo secondo. Quello su di me? Quello lì? Ma a parte quello su Pippo che è stato... Ho vinto il campionato. Ricordo la finale a Cremona con Montichiari, lì sì. Che fu una partita veramente ancora. Sì, ce l'hai ancora dentro. Sì. Hai contatti con qualcuno, ancora li sentite? Perché la pallacanestro poi mi diciamo. Sento sempre. Paolo Vencato ogni tanto. Sì. Che era che il papà del giocatore. Il papà del ragazzo che era Mantua. No? Ok. Perché poi noi, Pippo, sempre nella nostra trasmissione raccontiamo ai giovani, perché noi ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, no? Cercando di dare
ogni tanto magari qualche messaggio positivo, no, qui sono tutti che litigano, noi cerchiamo di raccontare, come tu, di raccontare magari esperienze di vita che uno magari a casa dice, beh, aspetta, forse no, perché magari sono esperienze diverse. Ogni tanto io ne parlo con mio figlio e mi guarda come fossi un UFO. Però allora lo diciamo davanti a una telecamera. Noi diciamo sempre che la pallacanestro è il modo migliore per fare amicizia. Come tutti gli sport. Come tutti gli sport di scuola. Sì. Tornassi indietro faresti uguale o giocheresti a pallone? Forse giocherei a pallone. Filippo, te la chiusura con Frillo che ci dice che siamo oltre ogni tempo. No, io dico che le parole che ha usato Frillo sono strepitose, poi lo conosco da mo, non da tantissimo come grave, no, però da mo. E la parola che mi ha colpito prima quando ha detto che sì, campetto, bla, bla, però ha usato il termine passione, che ha detto che forse adesso ce n'è un po' meno, no? E questo è un termine che dobbiamo dirlo ai ragazzi che... la passione è un po' il fuoco dello sport, calcio, pallone, beach volley, quello che è, però, qualsiasi sport, però il termine passione che hai dentro devi trasformarla e non farti prendere da altre cose che sono, non so, andiamo al mare d'estate, vai al mare ma non dimenticare la tua passione, il tuo focus che è allenati, calcio, se andava al mare con la palla. Io ricordo, guarda, una cosa fantastica, forse l'ho già detta, però è fantastica. Un anno Davide chiama a fare allenamento con noi, cioè era il nostro allenatore, chiama Pemberty, okay. Mike Pemberty. Cioè, ti dico la verità, io ero curioso di più. E lui arriva al nuovo Marinoni, vestito ovviamente da coach, tuta, bla bla bla, e non ha la borsa. Ma ha un pallone sotto il braccio. Il suo pallone. E dice, io faccio allenamento con il mio pallone. Incredibile. Ecco, per me era già, ok, l'allenamento per me è finito, vado in doccia. Pemberty, se mai ci dovesse vedere lo saluto con affetto. Grandissimo. Uomo. Quindi questo per chiudere è il termine passione che deve assolutamente spingere tutti. Memorizzate amici a casa, giovani, Frillo, che lo farà da vecchio Frillo Panama? Mi guardo le partite. Quindi sei un giovanotto. Un po' più il calcio però. Meglio, no? Insomma, questo no, si fa meglio non tutti, si soffre. Però chi sai qualcosa. Insomma, qualcosa, sì. Chiudiamo con un buon sabato, noi registriamo che è San Valentino. Tanti auguri a tutti gli innamorati, a tutti i papà, oggi con noi di mia figlia, quindi sì, l'augurio più grande a mia figlia, che è il grande amore della vita, giusto? Posso dirlo? Giusto. Che compie il San Valentino. E quindi, insomma, vi abbiamo fatto passare mezz'ora con noi, grazie Frillo. Grazie a voi. Se vuoi tornare a trovarci, un piacere, grazie a chi ti tocca la trava. Auguri a tutti gli innamorati e viva la palla destra e questi principi qua. Ciao a tutti. Ciao. Grazie.